Stamattina il mondo si è svegliato con quello che sembrerebbe essere l'aspetto che Sonic avrà all'interno del film live action in uscita entro la fine dell'anno. In realtà negli ultimi mesi era già trapelata online la silhouette del personaggio in quello che sembrava essere un poster ufficiale, e già quell'immagine aveva fatto suonare un campanello d'allarme tra i fan che si sono sbizzarriti tra meme e fanart. Nelle ultime ore, invece, sempre grazie a un leak, ci siamo potuti fare un'idea più chiara di come apparirà Sonic nel film. Visto che non è stato pubblicato da un canale ufficiale, tecnicamente rientra ancora nei rumor, però a giudicare dalle immagini e dalla fonte sembra molto molto credibile. Le immagini sono infatti apparse sul sito della Hamagami Carroll, un'agenzia che si occupa di marketing e campagne pubblicitarie, in sostanza di gestire l'immagine promozionale di prodotti di intrattenimento come film, serie TV e videogiochi. In passato ha lavorato per esempio con DreamWorks per promuovere la serie di Voltron, con EA Games per Titanfall 2 o con Disney per Oceania, realizzando poster, banner, loghi e grafiche per le pagine dei social network. Per questo il fatto che le immagini di Sonic siano apparse sul sito dell'agenzia fa pensare che siano ufficiali, e le reazioni da parte dei fan del porcospino blu di Sega sono state in generale abbastanza fredde. L'aspetto di questo Sonic ha tutta una serie di dettagli che si allontanano parecchio dal design del Sonic moderno a cui Sega ha abituato i fan negli ultimi anni. Le braccia sono per esempio ricoperte di pelo blu, mentre quelle del Sonic originale sono scoperte per dare quasi l'impressione che Sonic indossi una specie di tuta, o comunque per rendere meno evidente il fatto che sia nudo. Stesso discorso per le mani. Nei videogiochi Sonic ha sempre indossato dei guanti bianchi, mentre il Sonic del film ha semplicemente le mani scoperte con del pelo bianco. Un ultimo dettaglio legato ai vestiti sono le scarpe rosse, che anche se mantengono i colori dell'originale, perdono la classica striscia bianca coi risvoltini. Oltretutto il nuovo Sonic non indossa neanche dei calzini, dettaglio che sta facendo impazzire più di qualcuno online. Passiamo però alla parte probabilmente più discussa di questo design di Sonic, ovvero il volto. Fin dai primissimi Sonic, il personaggio aveva gli occhi uniti tra loro, come se fosse un unico grande occhio. Il producer del film, Tim Miller, aveva già anticipato che il protagonista avrebbe invece avuto i due occhi separati. La produzione aveva fatto dei tentativi con gli occhi classici, però il risultato era sempre strano e quasi fastidioso, soprattutto quando Sonic era visto frontalmente. A giudicare dalle immagini trapelate online, sembra che la soluzione sia stata quella di unire i due occhi da una sottile striscia di pelo bianco. I designer di questo Sonic in CGI si sono lasciati prendere talmente tanto la mano con il pelo del personaggio che ai fan non è sfuggito un dettaglio. Per qualche strano motivo anche l'interno delle orecchie di Sonic è molto peloso. L'impressione generale è che questo Sonic sembra trovarsi in uno strano limbo. Per proporzioni sembra a metà strada tra il Sonic classico e quello moderno, ma è anche a metà strada tra un Sonic cartoon e uno iperrealistico. Detective Pikachu fa una cosa simile, però a differenza di Sonic sembra aver capito quali sono quegli elementi di design che caratterizzano i diversi Pokémon e li mantengono. Pikachu sarà anche peloso e realistico, però le proporzioni e la silhouette sono esattamente identiche a quelle originali, per esempio. Ripetiamo, nonostante sia molto probabile, di questo design di Sonic manca ancora un'ufficialità, e comunque parliamo di immagini statiche promozionali. Dobbiamo ancora vedere il film in movimento e in che modo la CGI si va a integrare con le sequenze live action. Comunque non pensiamo manchi molto, visto che il film uscirà a novembre di quest'anno, quindi dovrebbe arrivare presto qualche immagine o qualche trailer. Fateci sapere però nei commenti cosa ne pensate voi, fateci sapere se il design vi piace, se lo trovate terribile, oppure se è meglio di quello che temevate. Se il video vi è piaciuto vi invitiamo a condividerlo, a commentare e a iscrivervi al canale YouTube, magari cliccando sulla campanella per restare aggiornati in tempo reale su tutti i nostri filmati. L'appuntamento invece al prossimo video sulle pagine di multiplayer.it.